Buonasera. Grazie per essere qui. Grazie a voi. Lui non è proprio di Roma, quindi è stata... Nato però. Nato a Roma. Dunque, come vi dicevo, Fabio è stato il primo scrittore che ho avuto il piacere di intervistare, un'intervista un po' avventosa, come potrete vedere su YouTube, sul nostro canale. E Fabio si occupa di horror e di thriller. Ecco, parliamo subito del perché questa scelta. Io credo che sono i generi che scelgono noi, più che noi che scegliamo il genere. Io ho sempre visto film, letto libri di questo genere e chiaramente mi sono appassionato a questo genere. Poi, sinceramente, non lo so perché poi è questo genere che mi piace scrivere. Forse perché la paura è una cosa, io credo che sia una cosa molto importante negli esseri umani, quindi credo che tradurla poi su carta è una cosa, un'emozione che sia per chi la legge che anche per chi la scrive è una bella emozione, perlomeno questo è quello che è il mio pensiero, insomma. Quindi poi è un genere un po' di nicchia, diciamo, perché non è molto commerciale, però ripeto, siccome non è neanche una scelta scrivere un genere, secondo me. Senti, c'è un libro al quale sei particolarmente affezionato tra i tuoi, il tuo libro preferito, di Fabio Monteduro? Se dovessi fare il commerciante dico quello che sta qui. No, in realtà è un libro che non ha avuto molto successo purtroppo perché era una casa editrice molto piccola che ha curato pochissimo la distribuzione. È un libro che adesso però probabilmente riuscirà in ebook, si chiama Anima Nera, giusto insomma per restare in tema. Poi io immagino che i miei colleghi qua presenti ti possono dire che forse è una cosa scontata, ma i libri sono come i figli, non puoi dire quale preferisci. Speri sempre che il più bello sia quello che ancora devi scrivere. Sicuramente sarà così. Sono contenta che abbiamo dato spazio a un libro che non è qui, proprio sì, perché sì. Sosteniamo la cultura. Senti, un'altra domanda. Come è nata la passione della scrittura? È nata dalla passione per la lettura, nel senso che io ho cominciato leggendo fantascienza soprattutto, e dovrei dire anzi grazie a una professoressa che alle superiori mi obbligò a leggere un libro, le superiori, ribadisco, non le elementari, le superiori, mi obbligò a leggere un libro che era un libro di Robert Heinlein, che si chiamava La Casa Nuova, non so se chi lo conosce, è una fantascienza pura. Dopodiché io mi sono appassionato di Isaac Asimov, però c'era sempre questo genere horror che era, diciamo, thriller horror dentro di me. Un giorno ho avuto un incontro, chiaramente solo per i libri purtroppo, con Stephen King, che mi ha assolutamente illuminato la via. Io chiaramente non scrivo come lui, però mi piacerebbe mi ispiro non tanto a quello che lui scrive come storie, quanto a come lui scrive, che come abbiamo detto anche durante l'intervista, io scrivo in un modo che è definito cinematografico, nel senso che prima di tutto è molto facile farlo diventare un copione, quindi già è abbastanza... E poi è più che la storia sono immagini, leggendo un mio libro, sia io dico quello che succede a me leggendo, e mi succede anche leggendo King ovviamente, e quello che le persone che mi hanno letto mi hanno confermato, che è quasi vedere un film che ti scorre nella mente mentre stai leggendo il libro. Quindi pochissime descrizioni, non ti dico, i personaggi non sono molto caratterizzati, sono delle pennellate molto veloci, perché a me piace che chi legge il libro interagisca col libro stesso, una sorta di interattività, per cui siccome, faccio sempre un esempio, no? Io dico la famosa sindrome della porta socchiusa, la porta socchiusa è una cosa che fa paura, no? Se io apro quella porta e ti dico che dentro c'è qualcosa, probabilmente quella cosa fa paura a me, non fa paura a te o a te, perché magari a voi non fa paura quella cosa, no? Quindi io ti dico che la porta è socchiusa, cosa c'è dentro immaginalo tu, e sicuramente tu immaginerai qualcosa che ti fa molto più paura di quello che ti descriverei io. Questa è una sintesi molto veloce del mio modo di scrivere, non è proprio questo, però per spiegarmi così, insomma. Ti faccio l'ultima domanda. C'è un messaggio che tu vuoi trasmettere attraverso i tuoi libri? Un argomento che lega tutti i tuoi libri? Questa è la domanda che faccio sempre, quella che mi incuriosisce di più. Ti devo rispondere di no, perché scrivendo narrativa non so che messaggio posso dare. Io credo che la mia sia una scrittura assolutamente di intrattenimento,
nel senso che non, alla fine non voglio dire niente, non voglio spiegare niente in realtà. Io mi piace che quelle 2, 3, 4 ore che una persona dedica alla lettura del mio libro siano 3, 4 ore in cui vive un'altra realtà, che sia anche una realtà spaventosa, perché per leggere quello che scrivo io bisogna usare quella che si chiama la sospensione della realtà, che poi in realtà non è neanche quello che scrivo io, perché anche chi legge Harry Potter o cose del genere deve comunque sospendere la realtà, no? Perché nel mio libro può essere il demone omicida, per dire, in Harry Potter c'è il ragazzino che vola sulla scopa, anche quello devi sospendere la realtà, perché se pensi che una cosa del genere possa accadere realmente, non sai che non potrebbe accadere. Certo, quello del demone non lo so se non potrebbe accadere, questa è la cosa da discutere. Per cui il bello di questa, secondo me, il bello di questa scrittura è proprio il fatto di immedesimarsi dei personaggi, perché se tu riesci a immedesimarti nel personaggio in quelle 2 ore che leggi il libro, tu vivi quelle sensazioni. Il bello è che quando chiudi poi tu dici, beh, no, meno male, nessuno mi voleva uccidere, quindi sto tranquillo. Bene, io ti ringrazio per aver risposto a queste domande e aver dato spazio alla mia curiosità e alla loro curiosità. Lascio spazio ad Andrea Luceri, che legge un passo del tuo libro. Ottobre 1970. Il bambino, 10 anni compiuti da qualche mese, era immobile con la schiena rivolta alla classe. In testa un ridicolo cappello a cono che era la prova della sua completa ignoranza. Vincenzo Severi, il maestro di quella quinta elementare di Scavezzacolli, urlava la sua indignazione per l'ennesima dimostrazione di inettitudine data da quell'alunno particolarmente scapestrato. «La somma degli angoli interni di un angolo è...» ripeté per la terza volta in pochi secondi. Il bambino, faccia al muro, sussurrò qualcosa. «Come hai detto?» chiese il maestro trattenendosi dal colpirlo di nuovo. 250, replicò l'alunno tirando su con il naso. L'intera classe scoppiò a ridere. Persino chi, come lui, non capiva assolutamente nulla di matematica, trovò quella risposta alquanto godibile. 250? Intende i gradi, forse? La somma degli angoli interni di un triangolo è 250 gradi? Domandò Severi. Il bambino fece di sì con la testa. I compagni del malcapitato proruppero in un nuovo raglio di risate. Il maestro afferrò il bambino per il collo e lo fece voltare verso la classe. Secondo questo genio della matematica, la somma degli angoli di un triangolo è 250 gradi, disse con un sorriso che tutto era tranne che tale. Quello stolto di Euclide, quindi, ha fatto scrivere nei libri di geometria delle inutili nefandezze. Poveri noi! Il bambino non respirava nemmeno, stretto com'era nella morsa micidiale che il maestro stava imponendo al suo povero collo. Ora che avevano smesso di ridere, anche gli altri scolari non muovevano un muscolo, attenti all'imminente reazione del maestro, che di certo non si fece attendere. Con un altro di quei suoi sorrisi fasulli, come quelli di un imbonitore di una casa d'arte, Severi alzò il bambino da terra e mise i loro volti alla stessa altezza, da così vicino che la cicatrice che devastava il volto del maestro, ricordo a sentire lui di una rissa di cui era stato stupido protagonista la gioventù, appariva ancora più terribile. All'improvviso spinse il bambino verso il banco di Vittorio Aliberti, il capoclasse, quello che sapeva tutto. «Allora, Alberti», disse, «vuoi vedere al tuo compagno quanto fa la somma degli angoli interni di un triangolo?» 180, signor maestro», disse quello con un ghigno di soddisfazione. Vittorio, proveniente da una delle famiglie bene della città, non sopportava quel compagno povero e così sporco da dare i brividi. Vincenzo Severi lasciò cadere il bambino che atterrò almeno un metro più in basso. Il cappello a cono cadde sul pavimento. «Raccoglilo!» disse il maestro. E nel momento stesso in cui egli si chinava per eseguire l'ordine, Severi lo afferrò nuovamente per il collo e lo spinse fino a fargli cozzare la fronte contro il banco dell'Alberti. 180, capito? Non 250! E giù un'altra capocciata al banco. 180, non 250! E ancora la testa che percuoteva il tavolino con tutte le matite di Vittorio che rotolavano sul pavimento. Ti è chiaro il concetto? 180! Quasi in un grido, il colpo stavolta fu davvero forte. Persino Aliberti tirò indietro la labbra, quasi disgustato. Con il cappello a cono nuovamente sulla testa, i pensieri confusi e il capo dolorante, ammaccato lì dove era stato sbattuto il ragazzino, si ritrovò poco dopo dietro la lavagna.
con nella mente la cicatrice rosa e disgustosa del maestro che sembrava potesse aprirsi da un momento all'altro per inondarlo di pus. La campanella suonò a lungo. Poi il maestro diede i compiti da svolgere per il giorno successivo e lasciò andare i ragazzi, ma non il bambino ancora immobile dietro la lavagna. Vincenzo Severi si sedette alla cattedra e prese a correggere dei compiti di geografia. Erano quasi le 2 del pomeriggio quando il bidello, un tipo smilzo, senza denti e con pochi capelli, bussò alla porta dell'aula. «Avanti!» disse Severi con la sua voce più greve. Il bidello mise la testa dentro, vide il maestro seduto alla sua cattedra e subito dopo le gambe di un bambino che spuntavano dietro la lavagna e non certo una novità. «Signor maestro!» disse con quella sua vocina esitante. «Noi abbiamo finito! Chiuderei il portone quando va via!» «Come sempre, Santino, come sempre!» rispose l'insegnante con fare infastidito. Il bidello lanciò un'altra occhiata all'alunno in castigo ed uscì, chiudendo delicatamente la porta alle sue spalle. Altre 2 correzioni con la matita rossa, Severi posò per un momento il compito e si mise in ascolto. Nella scuola il silenzio era pressoché totale. Si udiva solo, attutito dalla distanza, quello stupido cane del bidello che abbaiava nel suo recinto dietro il refettorio. C'erano rimasti solo il maestro e quell'alunno difficile, sempre in piedi dietro la lavagna. Severi prese nuovamente il compito che aveva davanti e vide che era proprio di quel ragazzino difficile. Ci pensò un solo attimo, non più di un paio di secondi, poi mise un bel 3, pieno di autentica soddisfazione. Lo rimirò per un momento, poi lo ripose con gli altri quaderni nel cassetto della scrivania, insieme alla sua grossa matita rossa e blu. Chiuse a chiave e se la infilò nella tasca del panciotto che indossava. Si alzò in piedi e si avvicinò alla lavagna. Il bambino ne avvertì la presenza, mentre il maestro stava immobile ed in silenzio dietro di lui, quasi indeciso sul da farsi, e sperò con tutto se stesso che ciò di cui aveva sentito parlare, poco più che incoerenti sussurri, non rispondesse a verità. Pregò Dio e Gesù e la Madonna affinché fossero solo delle bugie. La lavagna fu spostata e messa di traverso davanti alla porta. Fosse mai che qualcuno decidesse di andare a dare un'occhiata alla vecchia scuola, il direttore per esempio, o quell'impiccione di Santino. «Che cosa devo fare con te?» disse il maestro e già ansimava. Il bambino chiuse gli occhi, mentre sentiva una mano armeggiare per sbottonargli i corti pantaloni che indossava. «Non capisci che è per il tuo bene?» continuò il maestro. I pantaloncini erano sulle logore scarpe da ginnastica del bambino. Subito dopo fu la volta delle mutande. Una mano lo spingeva per farlo piegare in avanti, mentre un'altra gli allargava le gambe. «Ora non girarti», ammonì Severi, «e prenditi la tua amara ma giusta medicina. Non girarti! Non girarti proprio adesso!» Il bambino gridò. Questa parte che ti ho fatto leggere è un po' per far comprendere a chi può essere interessato a leggere questo libro, che in realtà è un libro di narrativa, perché questo romanzo nasce in realtà da una domanda che mi sono fatto, perché sembrerà strano dopo aver letto come ha letto benissimo lui queste poche pagine, ma questo in realtà è un romanzo di fantascienza, nel senso che questo romanzo, che appunto dove è stato un anonome, ha una sua idea di partenza su una domanda che io mi sono sempre posto e che è una domanda che io mi sono anche dato una risposta, ovvero la possibilità che gli esseri umani siano stati in qualche misura visitati da entità extraterrestri agli albori dell'umanità, quindi quando eravamo poco più che delle scimmie in pratica, e che questi extraterrestri siano stati in qualche misura scambiati per degli dèi e che abbiano poi influenzato con la loro presenza semplicemente sia gli esseri umani come li conosciamo adesso che la civiltà come la conosciamo. Questa parte qui in realtà è all'interno del romanzo, perché noi ritroveremo questi personaggi dopo, perché succederà qualcosa all'interno del libro in un determinato momento in cui questi personaggi, tipo questo maestro così terribile se vogliamo, si troveranno a fare una scelta nella loro vita che è la stessa scelta che si faranno le persone che sono invece persone normali.
non so che altro aggiungere perché non vorrei troppo spoilerare il romanzo, per cui spero di avervi fatto venire un po' di curiosità, insomma. Il discorso è, ripeto, rispondendo alla tua domanda, questa è una... ti ho fatto leggere questa parte proprio per far capire che questo comunque è un romanzo di narrativa. Perché altre volte mi chiedono, ma questa cosa che tu dici degli extraterrestri è un saggio? No, questo è un romanzo di narrativa al 100%. Come dicevo prima, spero che chi lo legga si trovi le 2-3 ore di piacere. Sono questi. Grazie. E lasciamo spazio a un'altra autrice, che è Patrizia Caniffa, presentata da Claudio. Grazie mille. Io e Patrizia ci conosciamo ormai da un po' di tempo e quindi è inutile far finta. Oh, come ti chiami? Che piacere. Sì. Allora, tu oggi porti il tuo libro che si chiama Indian Emoticons. Io vorrei presentarlo con una lettura. Prima però ti faccio una sola domanda. Perché Indian e perché Emoticons? Indian perché ovviamente è un libro di racconti di viaggio che parla dell'India, che è un paese che ho amato e continuo ad amare moltissimo, sono stata 4 volte. Emoticons perché ci sono soprattutto molte emozioni, molte storie, molti resoconti anche giornalistici, però soprattutto molte emozioni e sentimenti che volevo comunicare. Siccome volevo comunicarle in una maniera molto giovane e leggera, e oggi si usano queste faccette, queste emoticons in chat, nelle mail, e siccome ho scritto questo libro anche oltre al classico appunto che si prende sul diario, anche con un piccolo telefonino, con un communicator, allora dico, usiamo appunto una chiave un po' diversa per rendere qualcosa che magari è anche profondo e impegnativo, però possiamo raccontarlo anche con leggerezza. Perché prendevi questi appunti durante il viaggio? Perché, come spesso mi succede quando viaggio, ci sono delle storie, delle scene, delle situazioni che mi catturano in maniera molto molto profonda e potente. Sento una poesia che nasce sull'istante e che non posso tenere solo per me, ho questo desiderio irrefrenabile di metterlo su carta. Inizialmente le cose le scrivo per me, poi per fortuna sono un giornalista, faccio un mestiere per cui riesco a comunicarlo anche con la scrittura, però con il giornalismo non si arriva a tutto, allora vediamo subito, presentiamo subito una di queste emozioni su carta, grazie alla nostra bravissima Vanessa Ignazzi. Osservo stupefatta gli indiani danzare, ridere, giocare, aiutarsi l'un l'altro sotto un monsone implacabile che affoga di acqua melmosa fino alle ginocchia, il Main Bazaar di Delhi, nel quartiere centralissimo, popolare ma affamato, di Baraganji. Vedo bambini seminudi approfittare della pioggia per fare la doccia sotto gli scarichi violenti dell'acqua che scendono dai palazzi fatiscenti, ubriachi di risate nella sperimentazione folle di un nuovo gioco. Salire sul tetto delle automobili posteggiate davanti alle botteghe di ciabatte, tessuti o spezie, per godere dell'acqua scrosci e poi scivolare urlando sul parabrezza fino a terra, come fossero in un vero parco giochi. Vedo taxi impantanati nell'acqua torbida fino ai vetri, con i motori fusi e tassisti che scendono a spingere fradici di pioggia mentre allegri clienti con turbanti si mettono al posto di guida per tentare l'impossibile ridendo. Frotte di giovani turisti bianchi e fricchettoni li aiutano, con l'acqua quasi alla vita. Curatissime donne in sari, colorati e gioielli d'oro, tentano inutilmente di ripararsi sotto mozziconi di tettoie di annaspanti e di show pedali, mentre gli uomini a cavallo, in bicicletta, zuppi fino al più nascosto centimetro del corpo, sfidano incuranti il diluvio. Vedo piedi scalzi, corpi bagnati e la solida e incredibile umanità indiana condividere, sdrammatizzare e accettare l'ineluttabile che cade dall'alto. Mentre i negozi si allagano, i motorini e tuk-tuk, i tipici mezzi a 3 ruote da usare come taxi, annaspano nei liquami puzzolenti delle vacche sacre. Le automobili si fermano per esalare gli ultimi respiri bagnati. Una festa improvvisa e folle, ebri dell'acqua del ciclo come se fosse vino. In Occidente questa stessa scena sarebbe ansia, panico, vigili del fuoco,
protezione civile e poi polemiche in TV e sui giornali perché le fogne non funzionano, perché il livello delle precipitazioni quest'anno è stato superiore alla norma, perché non si è costruito come si doveva e nessuno di sicuro avrebbe riso. Rimane nel cuore come una rivelazione preziosa la gioia profonda di quel momento e la nostalgia triste di quanto forse abbiamo inesorabilmente perduto o non voluto mai imparare. In mezzo a tutto questo marasma tu lo vedi? Io stavo riparata sotto in un negozio di un farmacista e tutti ridevano, noi eravamo così allibiti in una situazione veramente incredibile. Non so chi di voi è andato in India, però chi c'è stato sa bene che il motto per i viaggiatori, lo spot che usa l'ambasciata in l'India, appunto il governo indiano per fare pubblicità è Incredible India. Ed effettivamente quando si va è talmente sconvolgente, sono talmente categorie diverse dalle nostre sotto tutti i punti di vista, per cui ogni giorno che passa e ogni situazione che incontri o ogni persona ti porta a dire questo è veramente incredibile. E questa scena appunto che lei ha letto così bene era veramente pazzesca, perché per noi sarebbe stata un disastro, come una di queste acquazzoni di questi giorni, no? Che siamo tutti di malumore, scontenti più per prima, invece lì erano tutti contentissimi, i bambini approfittavano per giocare, i tassisti erano in panne, non avevano nessun problema a farsi aiutare a trascinare la macchina con l'aiuto dei turisti, è una scena veramente bellissima che mi rimarrà sempre nella memoria e nel cuore. Mi piace l'idea di poterla comunicare con altri. Hai visto altre scene eclatanti che magari qui sarebbero state il delirio, l'assurdo, oddio, invece lì erano la gioia infinita? La gioia infinita? O quantomeno non erano viste proprio come catastrofi, sì. Diciamo che mi è capitato poi, come racconto in una parte del libro, di vivere anche scene di disastri molto forti, come sono state le alluvioni in Ladakh nel 2010, per cui non ti posso dire onestamente che in una situazione così drammatica che ha fatto 800 morti la gente ridesse, non possiamo parlare di scene meno drammatiche. Ti posso raccontare per esempio un'altra, adesso mi viene in mente, tra le migliaia che ho visto del Tempio dei Topi, di cui ha ampiamente parlato anche Terzani nei suoi articoli, cioè un posto in Rajasthan, in un paesino sperduto dove gli indiani vedono i topi, ma non sono i topolini di campagna che noi immaginiamo, sono proprio dei topi. E tu entri a piedi nudi, perché loro entrano nei templi a piedi nudi, noi ci siamo tenuti i calzini, ci hanno graziato, poi abbiamo puntualmente buttato nel cestino a fine giornata, e sei circondato da migliaia di topi che stanno dappertutto, e le persone non paghi di questo, perché siccome sono considerate delle divinità, offrono del cibo ai topi e poi loro mangiano il cibo che è stato toccato dai topi, perché è come propiziatorio, un dono di buona fortuna. E poi vabbè, in ogni tempio sai che il Pantheon indiano ha 3.600.000 divinità, poi ogni divinità ha una sua serie di riti e tradizioni, ogni tempio ha questi dei che si vedono in un certo modo, tipo Kali con i sacrifici degli animali, ognuno ha le sue specialità, e quindi lì vedi veramente delle cose molto assurde o cruente ai nostri occhi. Quindi era una divinità specializzata in topi? Sì, il topo è venerato come un dio. Dio topo. No, adesso non so il nome in indio, però comunque è venerato. Una curiosità, ma li avete annusati i calzini prima di buttare? No, abbiamo fatto la foto. La foto? La foto di cosa? Si può vedere questa foto? Sì, potremmo pubblicarla alla prossima edizione del libro. Senti, invece un altro di questi racconti così estremi di vita vissuta. Estremi è che sempre ne parlo anche nel libro, è stata. Ci
siamo trovati con gli amici con cui viaggiamo nel conflitto in Kashmir. Non so se voi sapete un po' di questa situazione, che c'è questa zona dell'India che è al confine con il Pakistan. Il Kashmir è una zona contesa tra India e Pakistan ed è una zona musulmana, mentre gli indiani sono indù, e quindi è un territorio totalmente diverso dal resto dell'India, sia dal punto di vista paesaggistico, geomorfologico, sia soprattutto dal punto di vista di cultura e di religione, ma soprattutto ci sono molte risorse ed è una zona di confine tra India e Pakistan, per cui è geostrategicamente l'India non la vuole cedere al Pakistan. I Kashmiri invece vorrebbero l'indipendenza, che non avranno mai. E questa zona è una zona occupata militarmente dall'esercito indù, mentre i nazionalisti del Kashmir chiedono l'indipendenza, quindi c'è una sorta di intifada, se posso fare un paragone che per noi è più conosciuto. Questi ragazzi kashmiri lottano tirando i sassi, a volte ci sono stati degli attentati, però nemmeno tanto, ci sono stati dei periodi di recrudescenza più o meno forti. E quando sono andata nel 2010 era uno di questi periodi un po' più duri, perché i militari indiani avevano ucciso alcuni ragazzi e lì la popolazione si era ribellata, avevano fatto uno sciopero, c'erano tutte le notti coprifuochi, scontri, e noi eravamo purtroppo in una zona che veramente è meravigliosa. Io spero di poterci tornare e visitarla bene, perché c'è questo lago, il Dal Lake, che è un lago incredibile, perché ha sopra tutte ninfee, tutti questi fiori con dei colori stupendi e queste shikara che sono tipo gondole, e lì niente, eravamo rinchiusi nella houseboat, questa casa sul lago, non potevamo uscire, mentre altri turisti che giravano durante il giorno venivano presi a sassate, in una situazione veramente... Evitiamo le sassate, insomma, un po' no, è stata una situazione veramente dura, perché comunque ti rendi conto di quanto è brutto vivere in un conflitto, si chiamano conflitti a bassa intensità, però poi sono conflitti perenni che durano da 30 anni e non finiscono mai, la popolazione non ha la libertà e soffre, è oppressa, quindi è stata un'esperienza molto formativa e istruttiva, però comunque dura. Se qualcuno ha qualche domanda... Ti faccio l'ultima domanda io. Secondo me è una domanda, almeno c'è, non si vede. Tu hai girato praticamente... Abbastanza. Non dico tutto il mondo, ma tutti i pianeti del Sistema Solare. No, magari. Quello magari lo fa... Tanto per restare in tema. Perché hai scelto proprio l'India? Ha scelto l'India perché... Oltre perché sei un po' fricchettone. Ma fricchettona lo sono diventata viaggiando un po' per questi. Io sono innamorata del sud del mondo in genere, ho cominciato con l'America Latina, l'Africa e poi l'Asia. E l'India è uno di quei paesi che avevo un po' nell'immaginario, che dicevo ci andrò da grande perché un po' mi fa paura, perché sapevo appunto di queste contraddizioni molto forti, soprattutto di questa povertà estrema, ci sono 400 milioni di poveri su una popolazione di 1.200 milioni di persone, e una povertà che io non ho mai visto da nessuna altra parte del mondo, nonostante io lavoro in quest'ambito e ho conosciuto tanti barrios, favelas, in America Latina, in Africa, come in India non c'è niente, perché la gente non ha dignità e dorme per strada. Quindi ho aspettato prima di andare. E quando sono andata lo shock è stato forte, molta gente quando va in India non ci torna più, dice che la odia, o la ami o la odia, non ci sono vie di mezzo. E invece io mi sono innamorata, per cui come ho detto spesso quando abbiamo presentato con Edizioni Aiko questo libro, non sai spiegare perché te ne innamori, come ti innamori di una persona, probabilmente perché... è molto umana, nel senso c'è l'espressione dell'umanità in tutte le sue forme, dalla bellezza estrema, alla gioia, alla vitalità, alla perversione, alla disumanità, alla mancanza di dignità, per cui ti fa da specchio, no? Ti fa vedere com'è il nostro animo e tutte le sue sfaccettature. E si impara in continuazione e senti dentro, io almeno sento dentro questa nostalgia
comunque di tornare in un luogo che è assolutamente diverso, però al tempo stesso è molto familiare. Io quando torno mi sento a casa, cosa che non mi succede in altri paesi del mondo. Ovviamente è soggettivo, perché ripeto, magari qualcuno di voi va e ci va in più, perché c'è gente che è veramente entrata in coma appena arrivata a Delhi perché c'è un caos di fumare. Però è un'esperienza che comunque chi ha un minimo di curiosità per questo popolo, per questa cultura, io consiglio di fare, perché vale veramente la pena. Va bene, è saltata fuori la domanda. Lo spot. Vedi che c'era la domanda. Dato che dici che ti senti molto a casa, ci vivresti? Sì, per un periodo sì, anche se questa domanda me la sono fatta, perché io ho nei piani futuri prima o poi di fare un'esperienza più o meno lunga in qualche paese del sud, perché hanno valori che noi abbiamo perso o non abbiamo mai avuto, ecco, per certi versi. E se ci vivrei, sì, anche se credo che viverci sia molto più difficile, perché poi anche gli indiani non sono facili, anche loro hanno i loro difetti come tutte le popolazioni, quindi non è la stessa cosa. Andarci da turista, sei accolto veramente a braccia aperte. Una cosa curiosissima quando tu vai da turista è che dovunque vai, nei castelli del Raja, nei templi, gli indiani vogliono fare le foto con te, per cui tu non puoi fare un passo, ogni 5 metri loro ti fermano e chiedono di scattare la foto con te, con tutta la famiglia, perché poi sono tutte famiglie di 5, 10, 15 persone. E quindi noi ci ritroveremo sicuramente in migliaia di foto con questi migliaia di indiani che si vanteranno di avere gli amici occidentali. Per cui è solo questo, ti inizi una giornata con tutte queste persone che ti sorridono e ti vogliono fotografare, è veramente questo è divertente. È pazzesco. Stavolta mi trovo con un altro attore che ho già intervistato, ho avuto già il piacere, mi ha ospitato, ci ha ospitati insieme a Flavio nel suo ufficio, e Lucio ha scritto un libro. Sappiamo già tutti che, cioè chi ha visto l'intervista, che lui non si chiama Lucio, però lui non vuole dire il suo vero nome. Sappiamo. Quindi il suo vero nome è? Comunque non si chiama Lucio. Quindi questa è una curiosità che vi ho tolto. Ha scritto un libro che si chiama Benzina. Allora, mi devi spiegare, questa è una domanda che io non ti ho fatto, perché forse non mi è venuta in mente, perché proprio Benzina? Che è un titolo che, scusami se ti... che un pochino si discosta da quello che tu vuoi dire nel libro. Allora, il titolo non è progettato. Come io non progetto mai assolutamente nulla, o quasi. E Benzina perché è venuto fuori in un climax di un pezzo, mi è piaciuto, l'ho messo come titolo e poi ho visto che poteva rimanere, perché comunque sia anche l'odore della benzina, chi di noi da giovane non ha fatto magari il succhio al motorino per farlo ripartire e ha sentito quel bel odore di benzina? Che prima era rosa, poi è diventata verde, ci hanno fregato anche quello. Comunque no, la benzina comunque sia questo odore così forte, così penetrante, e poi oltretutto la benzina è quella che in una declinazione o nell'altra è quella che ci fa andare avanti. La benzina è quella che metti in una macchina, la benzina sono i soldi che tasca, la benzina è il pane che mangi. Quindi comunque sia un qualcosa che tu trasformi per averne una forma di energia. Okay. Ci ho pensato adesso. Benissimo, ma io lo so che tu non ti prepari niente, improvvisi tutto, niente è progettato. Senti, il protagonista sei tu? No, il protagonista si chiama Ruggero. Indubbiamente ha dei lati miei, così come penso che tutti i personaggi di ogni scrittore o imbrattacarte quali io sono abbia, e soprattutto anche se uno scrittore si sforza di non far assomigliare a sé il protagonista, ci sarà sempre, perché l'assenza molte volte è più forte della presenza. Senti, a parte il significato della benzina che adesso mi hai spiegato, qual era l'argomento fondamentale che tu, quello che ho chiesto un po' a Fabio, che tu volevi uscisse fuori da questo libro? Qual era il messaggio di benzina?
Il messaggio di Benzina sono una serie di piccoli messaggi messi tutti insieme che poi casualmente si vanno a trovare lungo una retta. Il messaggio di Benzina è che c'è sempre un domani, per quanto tu veda oscura la notte. Ci sarà il punto più freddo che è quello subito prima dell'alba, ma un domani poi c'è sempre. Una cosa che ho notato e che noterete tutti voi se leggerete il libro. Leggendolo. Sta lì in vendita. È che il tono è come se volesse essere, cioè, come se, non lo so, è volutamente fastidioso. Anche ti ha recensito una ragazza nel libro del martedì e dice: è un libro che mi ha proprio infastidito, però mi è piaciuto alla fine, proprio quando sono arrivata al significato. Ma perché questo tono così? Forse perché me ne frego di piacere. Però. Che sborone! È vero! Domanda, ok, un po' ti somiglia il protagonista, ma anche tu quindi ti doni un po' in questa maniera? Verso chi ti ascolta, verso chi tenta di conoscerti? No, perché comunque sia io credo che le persone che mi circondano, anche le persone che magari incontro per il tempo del sorriso, abbiano diritto al mio rispetto. L'unica persona che devo cercare di migliorare per migliorare il mondo sono io. Ok. Come è nata la passione per la scrittura? Questa è la domanda proprio più banale, oramai è un copione. Questa è progettata. La passione per la scrittura è nata, vabbè, ti potrei dire scrivevo da quando avevo 18 mesi, non è vero. È nata da qualche anno, è nata soprattutto come il voler tirare fuori qualcosa. Infatti all'inizio ho scritto poesie, poi comunque sia ho visto anche che le poesie, fermo restando che le poesie sono il più alto grado di spiegazione, perché si possono svincolare dalla logica, possono volare veramente con loro ali, possono toccare contemporaneamente il cuore, il cervello, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Però troppi scrivono poesie e pochi le leggono. Quindi comunque sia... Perché secondo te? Perché? Perché tutti si preoccupano di apparire e non si preoccupano di essere, probabilmente. Quindi non c'è spazio per la riflessione. No, a volte leggo certe cose che mi lasciano un po' interdetto, sono una cozzaglia di paroloni che sembrano tamponamento a catena su un grande raccordo mondiale. Anche qua secondo me ci vorrebbe un applauso perché ha detto una cosa che condivido. Senti, io sono veramente contenta del fatto che spesso e volentieri Lucio questa cosa non la sa nessuno, mi manda dei frammenti di cose che scrive e io ogni volta gli dico: ma perché sei così cinico? Perché sei così triste? Perché vedi cose così brutte? Perché? Beh, non è tanto che io veda cose brutte, tutte le cose, adesso dico una cosa scontata, sono brutte e sono belle. Sono positive e sono negative, sono maschio e femmina contemporaneamente. La bellezza risiede nell'equilibrio. Quindi comunque sia, a quei pezzi ne fanno seguito altri, magari di matrice diversa. Ok, detto questo, dato che ho parlato abbastanza di quello che scrivi, facciamolo leggere da Andrea Luceri. Onorato. Entro nel cancello. Di fianco c'è una mappa del cimitero, i nomi delle strade rimandano la tranquillità che si trova solo alla fine dell'otto volante, quando l'ultima discesa ti ha risucchiato tutto il fiato dai polmoni. L'isola 6 e dopo via del Giglio. Gli autobus sono lì dove mi ha detto l'incaricato, arancioni, vicino al verde delle aiuole. Una signora anziana è già salita, la testa d'argento appoggiata al finestrino, in mano terrà sicuramente dei fiori. La necropoli moderna è enorme, squadrata ed ordinata. Mi avvio per una strada che, diritta, separa le tombe. Il sole tiepido comincia a scaldare l'aria, l'autobus ha acceso il motore, il diesel sembra un gatto che fa le fusa. Finalmente, ecco la fila 4 dell'isola 6. Il primo numero che leggo sulla lapide alla mia destra è 41, alla mia sinistra 700, io sto cercando il 357. Proseguo. Camminando tra i sorrisi immutabili e silenziosi delle fotografie degli occupanti di questi locali angusti,
altri passi e arrivo al 100, occupato da una signora che se n'è andata alla ragguardevole età di 92 anni e che pare guardarmi con un sorriso sdentato. Gli occhi dietro le bifocali sembrano grandissimi. Madre amorevole, recita l'iscrizione lucida, assomiglia alla signora dell'autobus. Passo oltre. Ora sono davanti all'oculo numero 200. La foto dai colori ormai sbiaditi mostra un bimbo di un paio d'anni d'età infagottato in un pigiamino azzurro che mi dedica un sorriso sdentato. Sulla mensola dell'oculo un sonaglino con delle campanelline colorate e altri giochi da bimbo. Mi viene da vomitare. Non c'è un granello di polvere sopra. Al nostro angelo, 1990-1992. 2 anni su questa terra, 2 anni durante il quale questo bambino non ha avuto neanche il tempo di insozzare la sua anima. Ma quale Dio può essere così feroce da far vivere quasi 20 anni ai genitori facendoli affogare nel dolore? La nonna morta a 93 anni, il bambino a 2, sarebbero stati 47 anni a testa e mezzo se solo Dio fosse stato più giusto. Se solo esistesse, risponde in modo autonomo la mia mente. Raccolgo il ramo di mimosa che mi è scivolato. Riprendo la ricerca. 300. Un settantenne in giacca e cravatta mi osserva sorridente dal suo blu. 355, 356, 357 e mi fermo. Sorpreso. Al numero 357 risiede stabilmente... nessuno. Cioè, qualcuno lì dentro c'è di certo, ma le lettere sulla lapide non ci sono più. Al loro posto un leggero indecifrabile alone. Una macchia sul marmo. Come trovarsi davanti alla pulsantiera di un citofono dove tutti hanno una targhetta e uno solo ne è privo. Mi dà l'idea della solitudine. L'unico senza nome. L'unico nudo in un universo vestito di pietà. L'unico dimenticato. Andato proprio lì, ha fatto un giretto, hai visto qualcosa che ti ha incuriosito particolarmente? No, assolutamente no, ma penso che i più grandi misteri siano la vita e la morte, ossia l'inizio, la nascita e la morte, ossia l'inizio e la fine. Anche se io penso che ciò venga avvertito da noi, perché c'è tutta una circolarità che magari a noi sfugge. Sicuramente il cimitero, con la sua calma, con la sua tranquillità, è un luogo adatto per molte riflessioni. Hai per caso, perché nelle città invisibili di Calvino, per esempio, c'è un riferimento alla città dei morti, nel senso dei cimiteri come in quanto tali come città. Appunto, secondo te può essere una città invisibile il cimitero, cioè qualcosa di costruito, perfetto, e proprio magari noi non ci facciamo neanche caso, ma anche i cimiteri hanno le strade, diciamo, delle... Sì, infatti siamo riusciti a fare palazzoni anche nei cimiteri, quindi insomma, vogliamo, penso che... Sì, sì, esatto. I cani non li freghi col sorriso da rivista patinata e la piega perfetta dei pantaloni. Vogliono sentire chi sei. Riescono a scovare il 79. Il tuo odore, anche se provi ad annegarti nell'eau de toilette. E non gli importa se sei un re o l'ultimo dei disperati. Forse è proprio per questo che tanti cani vengono abbandonati. Ai padroni non piace che la loro anima venga indagata e messa a nudo da 2 occhietti innocenti, che venga frugata dall'amore che sanno di non meritare.